Amici di Directa Sport, un benvenuto da Roberto Carta dal comunale San Biagio di Villasor per il racconto della seconda giornata del girone B di prima categoria. In campo la Gialetto 1909 di Serramanna contro il Segariu. Due squadre a caccia del riscatto dopo le sconfitte irrimediate nella prima giornata, entrambe per 2-1. La Gialetto ha perso sul campo della Don Bosco Fortitudo, il Segariu in casa contro il decimo Puzzo. In gol Ruggero per quanto riguarda la formazione di Serramanna, il Segariu invece aveva trovato il gol con Meloni. In entrambi i casi non è bastato per conquistare il successo. Ci proveranno oggi le squadre allenate da Mariano Ruggero. Per quanto riguarda la Gialetto, padrona di casa che schiera Davide Bassa tra i pali, Gianluca Fois, Maurizio Magia, Marco Ena, Federico Ruggero, Nicola Farci, Nicola Pinnoni, Leonardo Piras, Paolo Onnis, Stefano Piras e Massimo Serafini. Queste le scelte del tecnico di casa. Risponde dall'altra parte Matteo Congia con Tommaso Francesco Puto tra i pali, Riccardo Muscas, Alex Lai, Cristian Murro, Martino Garau, Sufiane Eliuni, Luigi Mulvoni, Simone Tronci, Luca Fada, Federico De Ida e Marco Tronci. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Sarà battuto dal Segariu. Gara che invece verrà arbitrata da Gianni Corona della sezione di Oristano. L'ultimo sguardo però alle reti, e c'è forse proprio un problema con la rete della porta che verrà difesa nel primo tempo da Davide Bassa della Gialetto. Dovrebbe essere però tutto a posto, tutto sistemato, si spiega così il leggero ritardo rispetto all'ingresso in campo delle squadre, visto che come orario siamo anche in anticipo, 15:59 sul nostro orologio. Uno sguardo al cronometro da parte di Gianni Corona della sezione di Oristano, è tutto pronto per il calcio d'inizio che verrà battuto da Cristian Murro del Segariu. Inizia ora la partita con il lancio lungo alla ricerca di Simone Tronci. Sulla corsia di sinistra arriva il cross che va subito a impegnare Davide Boassa. Buona la presa dell'estremo difensore della Gialetto. Ancora il Segariu che prova, dopo aver riconquistato il pallone, a manovrare sulla tre quarti avversaria. Il pallone che però esce nell'auto di destra della Gialetto, rimessa laterale lunga alla ricerca di Onnis, prova a destreggiarsi tra due, tre maglie rosse. Alla fine l'ultimo a toccare è un giocatore del Segariu, e allora può andare la rimessa con le mani. Attenzione al tocco in profondità per Murru, palla recuperata ancora adesso Segariu, che insiste, praticamente la Gialetto non riesce mai a ripartire per arrivare al gol, ma gioco ampiamente fermo per l'offside segnalato dall'arbitro Gianni Corona. In prima categoria non ci sono gli assistenti, aspetta agli arbitri vedere anche i fuorigioco. Arriva qui il lancio lungo col pallone che viene alzato, allontanato. Ora rinvio dal fondo per la Gialetto. Maglia rossa per la Gialetto, maglia verde per il Segariu, così a colori invertiti rispetto a quelli tradizionali. Ora ci correggiamo rispetto ai primi minuti di cronaca. Qui il lancio lungo alla ricerca dello scatto di Pinnoni, che cerca di replicare il gol. Gli era stato annullato poco fa, o meglio, il gol che aveva segnato a
gioco fermo pochi istanti fa. Si riparte con il rinvio dal fondo per Puddu. La gioca corta il Segariu, dunque alla fine il rinvio del portiere ad aprire il gioco dalle parti di Ida, che però non riesce a tenerla in campo. Rimessa laterale per la Gialetto, che ha iniziato subito forte. Tocco all'indietro, poi l'apertura quasi a memoria, ma c'è un fallo sul lato opposto. Calcio di punizione allora per la Gialetto. Attenzione, battuta alla ricerca della girata di Fois. Poi sul secondo palo aveva seguito anche un compagno, trattava di Nicola Farci, un po' persi sulla battuta di questa punizione. Due dei difensori che sono andati a saltare in occasione della punizione battuta. Qui il lancio, la ricerca di Eliuni, poi alla fine la recupera senza problemi la Gialetto, che continua a fare la propria partita. Farci sulla destra, la ricerca di Onnis, rimessa laterale per il Segariu, ma c'è un cambio fallo. Girare il pallone dalla difesa adesso la Gialetto. Ruggero, tocco per Serafini, chiuso in rimessa laterale. Ruggero lascia la battuta al suo capitano Magia, rimessa laterale lunga, la ricerca della punta senza però trovarla, anticipato con la Pilloni, poi prova ad uscire e ripartire il Segariu, ad affacciarsi lì in avanti. Un po' impreciso in questo caso la formazione allenata da Matteo Congia. Porta il pallone con personalità Ruggero, il tocco in verticale per Serafini, che si è centrato e scambia col suo difensore centrale, poi l'apertura per Magia di prima, trova molto bene Pilloni, la mette in mezzo sul secondo palo, arriva commettendo però fallonis. In ogni caso il pallone non ha trovato lo specchio della porta. Era punizione per il Segariu quando sono passati i primi 6 minuti e mezzo. Era da segnalare la prima vera occasione da rete. Lancio lungo di Puddu, vistosa la spinta nei danni di Lai. Può ripartire con il calcio di punizione, da battere però nella propria metà campo. Muscas, poi il pallone in verticale alla ricerca di Eliuni. Ancora il tentativo dell'attaccante del Segariu, che resta adesso lì in avanti. Tronci perde il pallone, non riesce Serafini a trovare Pilloni lì davanti.
rimessa per il capitano della Gialetto. La ricerca di Leonardo Piras. Lontana la difesa del Segariu, può facilmente controllare e farci senza pressione alcuna. Ruggero poi prova ad impostare Piras, scambia Ena con Farci, ancora Farci, non è nuovamente per Ena che va al lancio per Pilloni all'allontanata dove c'è Onnis, lotta ancora a Gialetto nel tentativo di recuperare questo pallone, commettendo però fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione per il Segariu. La giocata in avanti ma male, attenzione alla velocità di Onnis sulla destra, prova a sfondare il 9 che vorrebbe conquistare il calcio d'angolo. Non è dello Saviso l'arbitro che dà invece il rinvio dal fondo per Puddu. Pressione sempre alta però della formazione di Serramanna. Di prima, adesso il Segariu non riesce però a trovare gli uni, prova a verticalizzare invece Farci, attenzione a Piras, zona cross, stavolta sì che c'è il calcio d'angolo dopo la chiusura della difesa ospite. Corner allora per l'altro Piras, Stefano, maglia numero 10 per lui, maglia numero 8 per Leonardo Piras invece, che è riuscito a conquistare questo corner. Si avvicina anche Ena per un'eventuale battuta corta, chiama lo schema con entrambe le braccia alzate il 10 della Gialetto, alla ricerca dell'inserimento di Magia che riesce nella deviazione non a trovare la porta, palla sul fondo ed ennesimo rinvio per Puddu. Lancio lungo, termina direttamente in rimessa laterale, prova ad uscire dalla pressione il Segariu giocando la corta, partendo dal basso, cosiddetta costruzione dal basso. Qui però il pallone termina in rimessa laterale, ancora la Gialetto a fermare sul nascere i contropiedi del Segariu. Palla persa e subito pressione immediata da parte della formazione di Mariano Ruggero per provare a recuperare il più in fretta possibile il possesso, soprattutto il più avanti possibile il possesso. Da rinvio lungo stavolta Puddu dopo i problemi nell'impostazione della propria area di rigore. Attenzione dopo la spizzata alla seconda palla che però è della difesa della Gialetto che alza il pallone, poi si gioca palla a terra e lo fa molto bene, grande palla questa per Pilloni, in area di rigore arriva la chiusura di Fadda, sarà calcio d'angolo per la Gialetto, stavolta sul lato opposto. Marco Ena sembra l'uomo intenzionato a battere stavolta il corner, lì vicino c'è Stefano Piras che invece aveva battuto precedentemente sul lato opposto. Palla corta, bello lo schema, almeno l'idea dello schema, leggermente in ritardo Ena per poi rimettere questo pallone. C'è altra possibilità per l'apertura per Piras che però era in fuorigioco. Fuorigioco giudicato attivo, visto che poi l'intervento difensivo nella difesa del Segariu non sarebbe mai avvenuto se non ci fosse stato il 10 lì aperto sulla sinistra. Ancora Puddu al rinvio. Mi dispiace non per passare. Si lotta con Lai che va a conquistare
Questo calcio di punizione. Qui l'arbitro va a riprendere Pilloni, non stava concedendo fin da subito la distanza, sistema la barriera a due. Davide Boassa, parte il cross di Mulvoni, attenzione al colpo di testa, tutto facile però per il portiere della Gialetto controllare, adesso far addirittura ripartire su per il contropiede. Scivolone di Mulvoni, ma recupera Tronci che prova a passare sulla destra, mette dentro il pallone morbido per Eliuni, anticipo di Boassa. Adesso la Gialetto che imposta da dietro. Il lancio lungo per il solito Pilloni, limite dell'area di rigore per il 7, ancora Pilloni, perde il pallone, prova allora a ripartire il Segadiu. Attenzione a questa bella palla con l'esterno per Deida, sulla destra il 16 del Segadiu, possibilità di andare all'1 contro 1, entra in area di rigore, mette dentro il cross deviato da Magia. Dopo la deviazione diventa facile la presa per Boassa. Per ripartire i suoi, pressione allentata del Segadiu. Quando la Gialetto la gioca al limite della propria area di rigore, si abbassa Ena a dare un appoggio in verticale in più. Ruggero con il destro, trova Serafini di prima per Magia, che accompagna sempre volentieri l'azione, poi cerca di tornare dall'11, legge bene la situazione Lai, che va a conquistarsi la rimessa laterale. Scorso il primo quarto d'ora, sempre 0-0 al San Biagio di Vilassor, seconda giornata del girone B di prima categoria. Ena riesce a liberarsi dalla marcatura di Iuni, poi apre sulla sinistra per Serafini, il solito pallone in verticale per Pilloni, cercato sempre dai suoi compagni con questi palloni. Mostrare che quando può attaccare la profondità il set della Gialetto è sempre pericoloso, non in questo caso. Ruggero porta ancora lui palla, poi apre per Magia con il destro, torna dentro, palla alzata di prima da Ena per Serafini, duello con Tronci, riesce ad avere la meglio, non però ad allontanare il pallone, concede la rimessa alla Gialetto. Messa laterale lunga, prova la girata al volo Pilloni, non trova il pallone, lo trova la difesa del Segadiu che allontana. Altra rimessa laterale lunga, stavolta lontana meglio la difesa del Segadiu. Ancora la Gialetto con Ena che riesce a verticalizzare, poi un contatto costringe a restare a terra. Attenzione al pallone giocato lungo per Iuni, netto anticipo Boassa che può far ripartire i suoi. Si è rialzato Ena, tornerà a prendere il suo posto a centrocampo. Basta dare una mano in fase di impostazione allora Stefano Piras. Gero
poi Boassa direttamente da Magia sulla sinistra. Magia per Piras, può andare in verticale, una via di mezzo per Piloni e Serafini, alla imprecisa, troppo lunga in ogni caso. Via dal fondo per Francesco Puddu, Tommaso Francesco Puddu, portiere classe 92 del Segario. Colpo di testa di Ruggero che però rischia di favorire Eliuni, non si fida a farci che allontana, lo fa tra l'altro in zona Piras, non riesce. Ad andare in avanti, poi adesso la Gialetto sposta il gioco sulla destra dove resiste a una carica Onnis e può provare a guadagnare campo. Palla al piede, il numero 9 fa partire il cross dall'altra parte, è buono per Serafini, controllo con il petto, il tiro che poteva diventare un assist per Pilloni, non riesce nella deviazione, sarà rinvio dal fondo. Bella l'azione costruita però dalla Gialetto sul bel cross di Onnis. Ennesimo rinvio lungo di Puddu, di testa di Stefano Piras, poi sulla seconda palla Ena, il lancio alla ricerca di Serafini, fuori gioco secondo l'arbitro. Deida, pallone per Mulvoni, poi può distendersi in contropiede solitario. Arriva il cross, palla direttamente sul fondo. Lungo di Puddu, colpo di testa deciso di Piras, poi Pilloni non riesce a metterla giù, non ci arriva neanche Mulvoni, prova a rimetterla a terra la Gialetto, Ena scorre il pallone per Fois, nuovamente Ena prova a verticalizzare, palla in out, messa laterale per la squadra di casa. Ruggero, il pallone alla ricerca di Magia, buono l'anticipo, buona la chiusura da parte di Tronci, rimessa laterale ancora per la Gialetto che continua a fare la partita, a voler fare la partita. Serafini prova ad andarsene sulla sinistra, si libera per il cross che arriva, poi allontana malissimo Deida, palla che resta lì. Alla fine è buona invece questa per Eliuni che apre sul lato opposto per Mulvoni, circondata da due maglie rosse, ancora il numero 10. Poi arriva il fischio, va a concedere la rimessa laterale, il fischio è arrivato perché il pallone era uscito. Poi il pallone che termina in zona panchina, cartellino giallo per Mister Congia,
che ha nascosto il pallone per impedire una rimessa laterale veloce alla Gialetto. Non ha, si è tenuto il pallone, ha evitato di darlo all'avversario. L'arbitro ha visto tutto ed è andato ad estrarre il cartellino giallo nei confronti dell'ex tecnico della Villa Cidrese. Tanto riparte la Gialetto, adesso sì, con la rimessa laterale. Bossa aspetta, la porta in avanti, può andare al rinvio lungo alla ricerca di Onnis sulla destra. Torna dietro, c'è Ena, vediamo se riesce a liberarsi per il cross. Cross che arriva, è rimasto a terra Pilone, nel frattempo in area di rigore. Per l'arbitro è tutto buono, anche se poi va a fermare il gioco perché sembra aver avuto la peggio l'attaccante della Gialetto. Corso medico per Nicola Pilloni. Costretto ovviamente ad uscire, pallone che verrà riscodellato adesso dall'arbitro. La Gialetto che va a restituire il pallone al Segario, già rientrato in campo Pilloni un po' zoppicante. Rinvio parte di Puddu, di testa di Ruggero, poi ancora Ruggero sul successivo colpo di testa di Garau. Verticalizzazione per Pilloni, diventa buona invece per Serafini, ancora in fuorigioco. Di testa di Magia, Lai, poi pallone allontanato dalla difesa della Gialetto, colpo di testa buono per Serafini, stavolta la posizione è regolare, perde forse un po' di tempo nel controllare questo pallone, permette il recupero di Marco Tronchi e poi alla fine il pallone che termina in out. Attenzione al tentativo di Simone Tronchi, controlla in due tempi Boassa. Qui palla in out. Ruggero. Ancora Ruggero, lancio lungo. Una zona
però non ci sono maglie rosse. Appunto, si porta il pallone all'interno della propria area di rigore e va a controllarlo con le mani. Attenzione al colpo di testa che favorisce Mulvoni, lato corto dell'area di rigore, prova a metterla a rimorchio. Attenzione al pallone che arriva e rischia di diventare buono per Simone Tronci. Alla fine arriva la chiusura della difesa della Giallo, calcio d'angolo per il Segario. Provato ad offendere ed approfittare di questa indecisione della difesa di casa. Tutta la Giallo all'interno della propria area di rigore per difendere su questo corner che andrà a battere Mulvoni. Il cross al limite dell'area di rigore, colpo di testa di Tronci, poi cerca il tiro Muscas. Prova a farsi vedere in avanti. Segario dopo una mezz'ora. Qui la Giallo ha tenuto tanto il pallone, faticato invece ad andare a far male dalle parti di Puddu. Era fin qui bloccata. Poi Ena, la pressione di Lai, l'arbitro lascia giocare, attenzione a questa verticalizzazione, c'è Piras da terra, va a commettere fallo. Rimessa laterale, battuta dal Segario, però c'è un fallo, c'è anche un cartellino per Sufiane Negliuni. Questo contatto abbiamo avuto la peggio farci, per cui l'arbitro è andato ad estrarre il cartellino giallo. Ena va in verticale dalle parti di Stefano Piras, prova ad andare sulla destra il 10 della Giallo, sterzata verso il centro, ancora Piras vuole la conclusione, Murato, poi arriva Ignuni, bello il dribbling, poi cerca di servire sulla corsa dei da palla irraggiungibile per il classe 2001. Allora la Giallo prova a sviluppare il gioco sulla corsia opposta, poi si torna dagli due centrali, Ruggero è quello che porta il pallone più volentieri ed è quello che prova ad andare più in verticale rispetto al compagno di reparto, volta gioca corto, poi la Giallo finisce per perderla, ma c'è subito la riaggressione, anche Piras qui va al contrasto, non riesce a recuperarla. E Iuni lancio poi da parte di Garau, l'apertura provata sulla sinistra. Riparte la Giallo da Ruggero, magia, lancio lungo alla ricerca del solito Pilloni che attacca la profondità, viene dentro, arriva a Serafini. Verticalizzazione per Stefano Piras, ancora Stefano Piras che va a commettere fallo. Calcio di punizione per il Segario all'interno della propria area di rigore.
Abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora di questo primo tempo, sempre 0-0 alla San Biagio di Villassor. Buone trame di gioco parte della Gialetto. Pochi tentativi però verso la porta. Parte di entrambe le squadre. Poi il lancio adesso alla ricerca di Lai. Seconda palla arriva alla difesa della Gialetto. Prova a distendersi sulla destra. Onnis si porta fuori il pallone. Messa per Murru, che la gioca dietro. Invece Fois arriva al lancio in zona Ruggero, di testa prova a girarla dalle parti di Magia, rischia però di favorire Tronci, poi è Deida che ha questa chance. Ruggero mette il corpo, poi trova il corridoio rischioso ma efficace per Piras, e poi alla fine arriva il fallo invece commesso da Martino Garau. Si becca il cartellino giallo anche lui. Dopo Fianelluni, dopo anche il suo allenatore, Tio Congia, si andando anche il tecnico del Segario, il terzo, ammonito per quanto riguarda la squadra ospite. Chiusura, parte del Segario sul tentativo di lancio da parte della Gialetto, che riparte da dietro. Buono lo scambio tra i centrali a Ena, alla fine è liberato il numero 4 che riesce anche a trovare il corridoio per servire Fois, poi alla fine arriva un calcio di punizione in favore della Gialetto, porti campo. Fa salire i saltatori, attenzione al cross con il fuorigioco, ancora segnalato. Puddu, stavolta la gioca corta. C'è il lancio di Muscas, palla si spegne in fallo laterale, parte adesso centrali la Gialetto, Farci, Bossa e Ruggero. Verticalizzazione per Serafini che è venuto incontro, scambia ancora con Ruggero. Altra verticalizzazione stavolta per Leonardo Piras, poi Iena apre sulla destra dove c'è Onnis, prova a metterla giù con il petto. Ora Onnis che è andato a commettere fallo, no? Il fallo è in favore della Gialetto perché c'è stato il tocco con il braccio, probabilmente comunque un contatto irregolare, punizione nel frattempo già battuta. Poi Onnis sulla destra non riesce a sviluppare su un'azione da gioco. Attenzione qui alla corsa con Piras, tocco prima di Leonardo, poi di Stefano, alla fine ultimo a toccare, secondo l'arbitro è stato un giocatore del Segrio. Allora il calcio d'angolo per Gialetto. Stefano Piras, Ena sulla battuta.
Attenzione qui al cross, poi a lottare su questo pallone senza successo, possibilità di andare dall'altra parte dove c'è Mulvoni. In fuorigioco anche il 10. Qui giocano tanto sulla linea di fuorigioco gli attaccanti delle due squadre. Per il momento però l'arbitro li sta segnalando tutti. Buona la chiusura parte di Muscas. Palla che però arriva facilmente in zona gialla, detto che fa ripartire con le mani il gioco. Ruggero, servito sul centro sinistra, tocco corto, Ena e nuovamente Ruggero. Magia. Poi Ena non riesce a passare dove c'è l'Ai, fisico imponente, quello del centrocampista del Segariu. Poi Ruggero non ha paura di entrare a contrasto, ma il rimpallo favorisce gli uni, deve uscire Boassa, va ad allontanare il pallone in rimessa laterale. Marco Tronci con le mani, la ricerca di Eliuni in area di rigore, possibilità di mettere dentro un cross anche se fa buona guardia Magia. Attenzione al traversone che va sul secondo palo dove però non c'è nessun compagno, allora può ricontrollarla la Gialetto che con pazienza, non forza la verticalizzazione ma la fa girare, stringe a far arretrare nuovamente il baricentro del Segariu. Poi Leonardo Piras perde il pallone ma perché c'è il fallo di Lai, punizione già battuta, gioco e adesso la Gialetto prova ad accelerare. Attenzione alla verticalizzazione per Pilloni, la posizione regolare, palla conclusione Pilloni, la respinta di Puddu. Buona chance questa per il 7 della Gialetto, trovato ancora in profondità, buona posizione per calciare, forse troppo centrale. Qui Ruggero si è sganciato la difesa, entra in area di rigore, va al cross deviato, calcio d'angolo. Altro corner, stavolta nuovamente dalla destra. Per la formazione di casa. La giocata corta, va il crossena, legge bene la difesa nel Segariu che va a chiudere, a concedere un altro corner. Stavolta battuta diretta, cross basso che rimbalza al limite dell'area piccola, allontana il Segariu. Poi c'è stata anche una deviazione, il giocatore della Gialetto, la rimessa sarà allora per Cristian Murru. Il lancio intercettato da Ruggero che prova ad andarsene, palla al piede, buona la chiusura, lancio per Eliuni, duello in velocità con Farci, parte Eliuni, Eliuni solo davanti al portiere, con il piede salva tutto Boassa e nega il vantaggio al Segariu. Attenzione ancora Mulvoni, altra grande parata, poi sulla respinta vorrebbero un tocco con il braccio, i giocatori del Segariu che continuano ad attaccare, doppia chance nel giro veramente di pochi secondi, prima per Eliuni poi per Mulvoni, ha risposto presente in entrambi i casi Davide Boassa, impegnato nel giro di pochi secondi questo finale di primo tempo dopo oltre mezz'ora senza sussulti. Adesso ho provato ad accendersi. Ruggero,
Magia. Lancio. Pilloni. Leonardo Pilas prova a tornare dal 7. Chiusura da parte di Fadda. Ena. Gestisce lui. Serafini. Magia. Ancora Ena. Va al lancio alla ricerca di Pilloni. Ancora Magia. Serafini. Limite dell'area di rigore, prova a cercare dall'altra parte Onnis, un pallone velenosissimo è passato, poi pallone che esce, sarà rinvio, non è riuscito a tenerla in campo Onnis, si è riuscito ad attaccare bene quella palla, quell'imbucata. Beh, sicuramente potuto creare un pericolo maggiore. Magia. Fallo di Egnuni ai danni del capitano della Gialetto, che ha già fatto ripartire il gioco. Ha trovato Stefano Piras. Attenzione a questa situazione praticamente di 4 contro 4. Piras entra in area di rigore, zona cross, la chiusura però di Marco Tronci a concedere un altro calcio d'angolo alla squadra di casa, che in questo finale di primo tempo, dopo il doppio brivido precedente con il doppio salvataggio di Boassa, adesso prova a farsi vedere in avanti alla ricerca di un gol prima del ritorno negli spogliatoi. Non sarà angolo ma rimessa laterale molto vicino alla bandierina, però attenzione a Magia che fa il cross al volo di prima intenzione alla ricerca del colpo di testa alto. Ultimo minuto, salvo recupero, anche se l'arbitro ha già il fischietto in bocca, allora con ogni probabilità si chiuderà solo 0-0 il primo tempo sul rinvio di Puddu senza alcun tipo di recupero. Non ci sono state grandi interruzioni e infatti è così, squadre che tornano negli spogliatoi, qualche occasione soprattutto sul finale di primo tempo, si resta però sullo 0-0. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta per il secondo tempo di Gialetto Segadio. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Algabiano, struttura di tradizione a conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Algabiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Siamo tornati in diretta, secondo tempo di Gialetto Segariu. Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, le squadre che sono tornate in campo per l'inizio della ripresa, qualche occasione, qualche brivido soprattutto sul finale, ancora problemi alle reti delle porte del comunale San Biagio di Villasor. Allora, squadre che sono tornate in campo, giocano il pallone ma solo per tenersi caldi, anche se poi di caldo possiamo assicurare che ce n'è tanto, nonostante la pioggia di stamattina nel sud Sardegna. Batte invece forte il sole a Villasor. C'avevamo qualche occasione, soprattutto nel finale, con la conclusione di Pilloni centrale, respinta bene da Puddu. Dall'altra parte invece il giro veramente di pochi istanti, prima Euni, ottima parata di Boassa, poi sul proseguo dell'azione ha avuto un'altra palla gol Mulvoni. Anche in quel caso c'è stata una bella parata da parte dell'estremo difensore della Gialetto, decisivo per mantenere il punteggio sullo 0-0 in vista di questa ripresa. Non ci sembrano esserci stati cambiamenti, sembra tutto a posto anche con la rete. Allora si può iniziare con Gianni Corona di Oristano, pronto a dare il fischio per il calcio d'inizio di questa ripresa. Mulvoni a dare il via al secondo tempo dunque di Gialetto Segariu. Ne approfittiamo anche per andarvi a raccontare quelle che sono le formazioni, confermati gli stessi 22 iniziali per quanto riguarda la Gialetto. Boassa tra i pali, Fois e Magia sono i due esterni di difesa, Ruggero e Farci due centrali, centrocampo Ena e Stefano Piras con Leonardo Piras a supporto. Serafini, mentre qui ci prova Pilloni, il punto di riferimento centrale dell'attacco, a supportare il numero 7 ci sono Serafini a sinistra con la 11 e con la 9 Polonis a destra. Risponde dall'altra parte il Segariu con Puddu tra i pali, Muscas e Fada sono i due centrali di difesa, Marco Tronci e Cristian Murru i due esterni. Mulvoni e Liuni lì in avanti con Tronci a sinistra e Dei da destra. In mezzo al campo invece ci sono Garau con Lai. Qui duro colpo con Murru, l'altro dovrebbe, il giocatore dovrebbe essere Onnis, sono d'intesa 3-2. Palla che viene riscodellata con Ignoni che poi va a restituire a Boassa. Thank you.
Ena, cerca il tocco in verticale, palla che non passa, Deida, Mulvoni, attenzione al pallone buono dall'altra parte per Simone Tronci, ottima l'uscita di Boas, ancora il Segario che prova a spingere con Egnuni, che spinge letteralmente invece il suo difensore commettendo fallo. C'è punizione già battuto, la Gialetto prova uno scambio centrale, palla che termina dalle parti di Boas che aspetta un po' prima di controllarla con le mani. Attenzione qui alla pressione, diventa fallosa, parte di Farci successivamente dopo che gli aveva preso il pallone Tronci. Prima munito in casa Gialetto, il numero 6. Calcio di punizione interessante per Luigi Mulvoni, numero 10, classe 2004. Qui parte il cross di Mulvoni, colpo di testa, fuori gioco. Parte dei saltatori del Segario su questa palla messa dentro da Mulvoni. Magia, Ena si propone tra le linee. Poi mezza a due, rischia di combinare un pasticcio, infatti la perde. Poi Mulvoni sbaglia l'apertura per Tronci sulla sinistra. Lancio lungo alla ricerca del solito Pilloni che attacca la profondità, circondato da maglie verdi, finisce a terra per l'arbitro. È tutto buono, poi il pallone per Tronci che non riesce a tenerla dentro. Magia riceve sulla sinistra, si torna da Ruggero, Farci, lancio lungo alla ricerca del solito Pilloni, poi attenzione al tocco che rischia di cogliere impreparato Puddu, rischia di trasformarsi in un'autorete, la deviazione non trova lo specchio della porta, allora sarà solo calcio d'angolo. Arriva il cross, palla allontanata con la deviazione della difesa del Segariu, può andare allora la Gialetto, Ruggero, vediamo se va lui al cross, sì, non perfetto ma buono per la girata di Magia, debole, è facile per Puddu controllare. Non si sblocca questo 0-0. Anche se non manca sicuramente la buona volontà da parte di entrambe le squadre. Alla ricerca dei primi punti in stagione dopo la sconfitta nella prima giornata nell'esordio in campionato del 2022-2023. Iniziata settimana scorsa il campionato di prima categoria, campionato della Gialetto in particolare, che avremo modo di raccontarvi in tutte le gare casalinghe. Qui Pilloni può attaccare la profondità, la posizione è regolare, entra in area di rigore, Pilloni fa però rimontare da Fadda che chiude e sporca la conclusione del 7 in calcio d'angolo, ennesima opportunità dalla bandierina per la Gialetto. Fino a questo momento però a corner non è riuscita a trasformare, perlomeno a costruire un'occasione interessante per impensierire Puddu. Cross diretto, altro tocco per Magia,
si ritrova un po' il pallone, una via di mezzo tra la possibilità di colpirla di testa oppure al volo. Attenzione a Onnis in area di rigore, deve lottare con Murru. Altro calcio d'angolo, è sempre Stefano Piras Ena a proporsi dalla bandierina. Esce tra gli applausi Onnis il primo cambio in questa partita. Entra al suo posto con la maglia numero 20 Luca Medda. Cross interessante sul primo palo, palla allontanata fuori dove c'è proprio Medda che tocca così il suo primo pallone della partita. Palla nuovamente fuori, Serafini prova ad andare al cross. Tutto facile per Pudu che controlla con le mani il tentativo di andare dentro da parte della Gialetto. Adesso il Segario riparte da Muscas. Il lancio alla ricerca della corsa di Simone Tronci sulla sinistra. Può mai arrivarci però. Su un pallone termina fuori. Letteralmente tutta la panchina del Segario a riscaldarsi. Un po' meno invece i giocatori impegnati in fase di attivazione per quanto riguarda la Gialetto. È già effettuato il suo primo cambio con l'ingresso di Medda, che è andato a giocare proprio nella sua posizione di Onnis, largo sulla destra. Bossa Ruggero, tocco in avanti alla ricerca di Serafini sulla sinistra, anticipato, poi il tocco in verticale di Tronci, Liunis cambia, si va alla ricerca dell'altro Tronci Simone, ma c'è ancora il fuorigioco chiamato dall'arbitro Corona. Arbitro che ferma il gioco. Qualche problema forse in zona panchina per quanto riguarda no, più che zona panchina, zona assistenti, o meglio i dirigenti che fanno da assistenti agli arbitri in prima categoria, dalla prima categoria in giù. Uno di questi si è tolto la felpa perché fa molto caldo, però anche la maglia rossa rischia di confondersi con quella della Gialetto e allora ha dovuto mettersi una pettina. Serafini prova a sfondare sulla sinistra, nulla da fare, usa bene il corpo Tronci che poi anche la peggio. Questo contatto si rialza. Vuole la pressione alta mister Ruggero, quando sali sali ai suoi, riesce a recuperarla solo ora su questo errore di verticalizzazione degli avversari, poi ci prova Fois a cercare un compagno lì in avanti, la palla arriva solo ora a Stefano Piras che prova a liberarsi per la conclusione, può aprire il gioco per Serafini, va dentro con il cross deviato, altro calcio d'angolo per la Gialetto.
Parte il cross profondo sul secondo palo, magia di testa, la rimette fuori. Riesce qui Farci a tornare da magia, poi ancora Farci, attenzione al rimpallo. Non favorisce gli attaccanti della Gialetto, ma nemmeno poi la ripartenza di Mulvoni. Poi con le mani Piras, palla è uscita. La tiene in campo? No, non la tiene in campo Piras. Altra rimessa per il Segaria che guadagna metri. Proteste. Da parte di Villoni per questo fischio. E Iuni, largo sulla sinistra, prova a passare, arriva a dare una mano Medda, chiuso. Lancio lungo, la ricerca del solito Pilloni che prova a tenerla lì, poi prova ad attaccare campo aperto. Cartellino giallo per Luca Fadda, che ha fermato irregolarmente il suo avversario. C'è un'intesa con l'arbitro, accetta di buon grado, poi qualche problema nel recuperare il pallone da parte di Pilloni. Però prova a chiarire. In particolare con Murro, con l'altro set, alla fine palla che arriva per la battuta di questa punizione. C'è Ena sul punto di battuta. Diversi saltatori all'interno dell'area di rigore, parte il cross, attenzione al colpo di testa, si spegne sul fondo. Medda prova ad andarsene, poi Piras apre molto bene per Fois, può andare al cross, il terzino destro, interessante proprio per Medda, c'è l'anticipo decisivo da parte di Fadda che va a concedere, come abbiamo perso il conto, un altro calcio d'angolo alla Gialetto. C'è un angolo giocato corto, arriva il cross, allontana la difesa del Segaria, ma ancora la Gialetto che può insistere, altra palla provata dentro senza successo, qui si apre il contropiede, praticamente tutta la Gialetto in avanti. Fois, Piras, indietro per Farci, verticalizzazione con Stefano Piras che apre per Medda sulla destra, arriva il cross, buono per l'inserimento di Serafini che non riesce ad andare alla conclusione perché c'è l'intervento falloso, il cartellino giallo per Tronci e il conseguente calcio di rigore per la Gialetto. Oh,
Era con la Pilloni alla battuta. Pilloni contro Puddu. Parte Pilloni, spiazza il portiere, sblocca la partita dopo 17 minuti, quasi 18 sul nostro cronometro. La Gialetto si porta avanti con il calcio di rigore del suo bomber Nicola Pilloni. Battuto alla perfezione questo penalty dal numero 7. Gialetto avanti dunque questo secondo tempo. So, ci dovrà essere forza di cose la reazione del Segariu. Qui attenzione a Pilloni che va a prendersi il cartellino giallo. Intervento in ritardo su Muscas che va a lamentarsi, non accetta neanche le scuse. Poi è Lai che prova a predicare un po' di calma, spingendo forse anche in modo eccessivo il suo avversario. Vabbè, tenere un po' il polso della situazione adesso Gianni Corona va a rimettere ordine, a richiamare anche Lai. Si becca anche lui un giallo, poi continua a protestare Lai. C'è punizione battuto a difesa della Gialetto, però allontana in zona Pilloni che vede l'inserimento di Serafini. Buona la chiusura di Tronci, poi non riesce a ripartire. Ancora Serafini per Stefano Piras, cerca il numero, poi viene fermato con un fallo. Calcio di punizione per la Gialetto, zona interessante per un cross. Parte il cross alla ricerca di Pilloni, fuori gioco però, segnalato ancora dall'arbitro. Già dall'altra parte adesso il Segariu con Iuni che prova a tenere lì il pallone, a resistere alla carica, a proteggerlo aspettando l'arrivo dei compagni. Pallone che torna dietro dove c'è Muscas che va al lancio per Tronci, uno contro uno sulla fascia che non riesce, palla che arriva dalle parti di Medda, poi mette il corpo Leonardo Piras. Fallo e calcio di punizione per la Gialetto. Doppio cambio in casa Segariu.
escono il numero 8 Garau e il numero 16 Deida, entra con il 21 Ardu e con il 6 Palmas. Va una chiusura messa laterale per la Gialetto, Pilloni non riesce a passare, finisce a terra, ancora calcio di punizione con l'arbitro che continua a predicare calma. Ancora zona cross, qualche spinta, fase di mischia. Palla giocata corta, arriva il cross, quasi un tiro in porta sulla respinta, calcia Pilloni al volo di prima intenzione, palla fuori. Manda via tutti. Danny Corona dice: voglio solo il 5, ovvero solo l'AI. È già stato ammonito poco fa, adesso viene ripreso, probabilmente l'ultimo avviso, dalla prossima potrebbe scattare il secondo giallo, comprometterebbe come la gara di un Segario sotto 1-0. Abbiamo superato anche la metà del secondo tempo, uccide il calcio di rigore trasformato da Pilloni, spiazzato benissimo Puddu, proprio Pilloni di testa adesso con Palmas appena entrato, prova a lottare su questo pallone, guadagna, rimessa con le mani, palla alzata, la mette giù molto bene Piras, Pilloni prova il tiro e sfiora il grandissimo gol, c'è stata deviazione, cercato una giocata da campione però Nicola Pilloni, ancora lui provare ad offendere, calcio d'angolo l'ennesimo per la Gialetto. Giocato fin qui una gran partita, faticato un po' a trovare l'occasione giusta da rete, a costruire l'occasione giusta da rete, però non c'è stato il rigore, è stato freddo Pilloni a trasformarlo. Qui prova il cross Sena, mura l'uomo esposto sulla linea di fondo per chiudere quella traiettoria, quella di Retronci. Ancora il cross, il palo clamoroso colpito praticamente da un metro sulla girata da calcio d'angolo, ancora che prova ad insistere la Gialetto, poi allontana il Segario. Occasioni su occasioni per la formazione di Serramanna per provare a chiuderla, qui attenzione perché a terra forse un problema di crampi per Munru, ci sembra, confermiamo i crampi, tipo per cui il gioco si è fermato.
Tanto l'arbitro va a riprendere le due panchine, prima quella di Mariano Ruggero, adesso quella di Matteo Cungia. Matteo Cungia che è già stato ammonito nel corso del primo tempo, verrà di fatto negato una rimessa laterale veloce alla Gialetto. Qui attenzione alla conclusione forte di prima intenzione da parte di Lai, trova la deviazione, sarà calcio d'angolo. Va Teoardo dalla bandierina. Parte il cross in aria piccola e c'è il gol del pareggio con la rete segnata da Mauro Palmas. Proprio lui, appena entrato, ha preso la fascia da capitano. Soprattutto si è preso la responsabilità di pareggiare con questo colpo di testa che vale il gol dell'1-1. Pareggia dunque alla mezz'ora il Segherio, sfruttando una delle prime vere occasioni di questo secondo tempo. Una fiammata che ha portato al calcio d'angolo e poi su corner dopo i tanti calci d'angolo battuti dalla Gialetto. Ha invece punito uno dei volti nuovi in questo secondo tempo per quanto riguarda il Segario. Mossa e cambio vincente per mister Cungia. Vai. Attenzione qui al giallo per Tronci. Ennesimo ammonito di questa partita. Diventano 8 in totale, 9 contando anche Cungia. Doppio cambio per la Gialetto, che era riuscita a sbloccarle. Ha avuto proprio pochi istanti prima, pochi minuti prima del gol del pareggio, diverse occasioni per raddoppiare. Adesso entrano con la maglia numero 18 Siddi, esce con la maglia numero 11 Serafini, entra con la maglia numero 16 Argiolas, esce con la maglia numero 2 Fois. Terzo cambio, secondo e terzo cambio per la Gialetto. Adesso ovviamente prova a spingere per provare a portarsi in vantaggio. E attenzione a qualche spinta di troppo, situazioni consuete queste mischie. No, devono essere battuti corner o calci di punizione come in questo caso, a volte si eccede, l'arbitro giustamente ferma. Qui va direttamente in porta Stefano Piras, quella era l'intenzione, poi la palla è altissima. Ancora problemi di campi per Murru, direi che a questo punto, anzi no, non si tratta di Murru ma di Fadda. Si rialza un po' zoppicante il numero 13,
sicuramente, però Fadda vuole andare in verticale alla ricerca di Tronci, poi la palla è buona per Medda, torna Tronci da dietro, palla sporcata a perfezione, il recupero Muro che prova a tornare da Tronci, di prima intenzione per Muscas che scalata al centrocampo con l'ingresso di Palmas. Egnoni, vertice dell'area di rigore, cerca il passaggio orizzontale alla ricerca di Muscas a rimorchio, chiude bene la difesa della Gialetto. Amurro con le mani, la ricerca di Muscas, vorrebbe un tocco con il braccio, i giocatori del Segario non sono dello stesso avviso, non è dello stesso avviso l'arbitro che poi va anche a spiegare con un gesto come è stata colpita la palla, un braccio attaccato al corpo, sembrato di capire dalle spiegazioni che ha dato i giocatori ospiti. Adesso dopo il gol del pareggio hanno trovato un po' di coraggio, che addirittura un tacco di Muscas per gli uni che si sta allargando molto per trovare spazio qui. Mulvoni riesce solo per un attimo ad agganciare in area di rigore. Allontana la difesa della Gialetto, poi palla ancora buona. Magia arrivabile con questa palla. Qui invece Mulvoni in uscita, Boassa va a dire no al numero 10. Un'altra grande chance questa dall'altra parte, però adesso squadre spezzate in due, Medda entra in area di rigore, qui rigore evidentissimo, giocata alla Cristiano Ronaldo. Quanto riguarda il dribbling a rientrare poi sul tacco che coglie completamente fuori tempo il difensore, qui rigore fin troppo evidente per non essere fischiato. Allora sarà ancora Nicola Pilloni contro Puddu, il duello dagli 11 metri. Parte Pilloni, stavolta alza, sceglie lo stesso angolo, trova ancora il gol, doppietta su calcio di rigore per il numero 7 della Gialetto che torna avanti 2-1. A uno c'è anche dall'altra parte di gole. Stavolta si è buttato all'angolo giusto, Puddu ha intuito, non è bastato perché ha alzato la mira Pilloni che non ha cambiato angolo. Calciato però forte in maniera imprendibile, poi qualche problemino proprio per l'autore della doppietta fin qui decisiva. Sono poi problemi per Pilloni dopo la battuta del rigore, vediamo se viene effettuato addirittura il cambio. Per il momento Gialetto in 10, riparte il Segario con il calcio d'inizio, pallone alla ricerca di Ardu sulla destra, nulla da fare, rientra Pilloni. Serie di rimpalli, alla fine arriva il fischio
fallo ancora di Pilloni che continua a protestare. Il lancio con il pallone allontanato, la difesa della Gialetto che può distendersi adesso in contropiede, sarebbe stato meglio forse andare da Siddi piuttosto che cercare il lancio per Pilloni. Eccolo qui il cambio, entra con il numero 14 Onnis, esce con il numero 7 Pilloni, autore della doppietta decisiva. Esce tra gli applausi, gol pesanti, tanta freddezza entrambi i calci di rigore. Attenzione al contatto falloso su Tronci, l'arbitro comanda il calcio di punizione. Murru riceve sulla sinistra, prova ad andare in avanti, il colpo di testa a chiudere, poi trovato Piras, fuori gioco. Ennesimo fuorigioco segnalato dall'arbitro. Cerca il cross Muscas, arrivato l'uscita di Boassa, poi travolto portiere, è stato un incidente in area di rigore, alla fine è andato a fischiare il fallo di Liuni. Si può ripartire dunque con la punizione a favore della Gialetto. Medda gioca a corta per Rena che poi va al lancio lungo, troppo lungo, c'è Puddu che controlla. E duello aereo con Farsi che di testa è andato ad anticipare l'avversario. Murru, il lancio di Palmas. Liuni controlla, molto largo ancora il numero 9 del Segario che prova ad accentrarsi, attenzione perché c'è spazio per calciare, non più, prova a crearselo nuovamente, cerca l'imbucata, imbucata che però non passa, resta ancora dopo la riaggressione lì in avanti il Segario. Mulvoni cerca lo spunto sulla sinistra, morbido il cross, sul secondo palo il colpo di testa sul fondo, e questa era una grandissima occasione per pareggiare. Sulla testa di Tronci. Palla giocata in avanti adesso dalla Gialetto. Un out. Ma c'è che
Attenzione qui al giro palla, alla fine l'ha già detto che può provare a ripartire anche a sfruttare la superiorità numerica in questo contropiede. Cioè completamente solo Leonardo Pilas, visto e servito al limite dell'area, aspetta un po', poi cerca il pallone per Medda. L'arbitro fischia l'ennesimo fuorigioco. Il via lungo di Puddu, un po' di testa da parte di Farci, all'aperta la corsia di sinistra, finisce a terra Medda senza fallo per l'arbitro, ancora il Segario qui, fallo di Siddi. Su Murru, Murru batte per Mulvoni, si è allargato a sinistra, vuole cercare sempre su quella fascia Muscas, duello con Farci che protegge la rimessa laterale. Ancora un cambio forse per mister Concia. Bello il controllo di Medda che però non riesce a tenerla lì, alla fine la Gialetto la recupera e può provare ad attaccare lo spazio, palla in verticale per Medda, Fada in anticipo, prova ad allontanare in una zona dove però c'è solamente Siddi, Siddi avanza, palla al piede, c'è Medda che però ci sembra oltre. Fuori gioco, non ravvisato, ma il calcio di punizione per il fallo su Siddi. No, stiamo giungendo al finale di partita. Doppio cambio per il Segario. 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 49esimo. Il momento congelato il doppio cambio. Pilas il cross, la chiama Puddu, uscita sicura, prova a sfruttare adesso un Gialetto un po' sbilanciata dall'altra parte, ma c'è la buona chiusura, poi il pallone rimbalza dalle parti di Medda, Lai in qualche modo entra, torna dietro da Puddu. Attenzione al colpo di testa per Euni, fuori gioco ancora. Ricordiamo che dalla prima categoria in giù non ci sono gli assistenti arbitrali, non ci sono i cosiddetti guardaline, quindi fuori gioco li deve segnalare tutti l'arbitro, non è assolutamente cosa facile. Qui, volata qualche protesta, forse qualche dubbio, tanto Murru esce dal lato più vicino del campo, qui l'altro a lasciare il campo è Tronci, quindi fuori due terzini. Dentro due attaccanti, ci sembra, dalla posizione che assumono in campo. Uno è Pugedu con il numero 18. Altro è Setsu con il numero 17. Altro fuorigioco nel frattempo. Muscas, lancio lungo alla ricerca di Pugedu, palla che arriva
dalle parti di Boasa, che in uscita bassa anticipa tutti. Poi è rimasto a terra un giocatore della Gialetto. Un contatto. Qui protesta il neo entrato Alessio Pugedo. Dovrebbe essere Farci il giocatore che ha avuto la peggio su questo contrasto. Qui Pugedo, che ha qualcosa da ridire al difensore centrale, con i compagni che vanno ad allontanare Pugedo. Adesso però deve uscire dal campo. Un minuto in più, dice l'arbitro, per questa perdita di tempo. Si giocherà fino al 50esimo. Infatti si sta esaurendo ora il recupero segnalato in precedenza. Attacca! Mangialo! Nessuno va a pressare Boasa, che giustamente fa scorrere i secondi prima di andare al rinvio lungo. Qui attenzione al colpo di mano evidentissimo da parte di Palmas, che va a concedere calcio di punizione proprio sul finale anche del recupero in favore della Gialetto. Ena sul punto di battuta, c'è larghissimo. Leonardo Piras sulla destra, visto solo ora. E infatti viene servito. Zona bandierina, dove può andare a perdere tempo, guadagnare gli ultimi secondi, a far scorrere gli ultimi secondi. Recupero che è già scaduto. E infatti fischia ora tre volte l'arbitro. La Gialetto conquista la prima vittoria in campionato. Bagna l'esordio casalingo in stagione con i tre punti. Decide la doppietta su rigore segnata da Nicola Pilloni. In mezzo c'era stato il pareggio di Palmas per il Segarivo. Non basta, basta invece alla Gialetto per festeggiare la vittoria oggi a Villasor. Io ringrazio Francesca Sini per le immagini. Da Roberto Carta è tutto. L'auguro di una buona serata con Directa Sport.